17 e 51 sono i numeri sulla ruota della Fidelisandria che arriva alla Pasqua forte del successo nel derby di Barletta. 17 sono i punti totalizzati in 7 partite della gestione tecnica affidata a Giuseppe Scaringella. Una striscia da imbattuto, quella dell'allenatore subentrato a Pasquale De Candia. Tutte le energie insomma, che, che avevo, che ho, le sto dedicando... Eh... Diciamo, a quello che è il, il nostro lavoro, nella preparazione, nell'attenzione, nell nella cura dei, 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 dei ragazzi. Quindi eh, veramente questo, questo obiettivo, che per me è un obiettivo secondario, non, non ci ho pensato, non ci sto pensando, e cerchiamo solo adesso di pensare di, di, di ottenere il massimo insomma, da, da, dagli allenamenti e poi conseguenzialmente dalle, dalle partite. Pragmatismo è la parola chiave della nuova gestione tecnica, valsa il terzo posto nella girone H di Serie D a quota 52 punti. Non è il momento giusto insomma, per cercare di essere esteti, eh, ma essere più concreti, quindi io cerco di eh, trovare la soluzione migliore durante, prima della gara durante la gara, eh, secondo quelle che sono le mie idee. Io ho cercato soltanto di eh, dare un po' più di tranquillità e di rafforzare la loro autostima e consapevolezza perché, di, della propria forza perché realmente è una rossa importante con grandi, grandi giocatori. Questa Fidelis è però una macchina da gol, 51 sono appunto i gol fatti, più di tutte le squadre del raggruppamento merito di una cooperativa che ha nel Jolly Giambuzzi il suo capocannoniere. Varsi ha fatto gol, Jefferson ha fatto gol. Uh, Nicola Strambelli credo sia arrivato a 16 assist. Forse stanno segnando troppo i centrocampisti uh, rispetto agli attaccanti, però adesso ci prendiamo questo dato, ce lo teniamo. Il successo sul Barletta ha permesso anche di cancellare l'amaro in bocca per il pari casalingo contro il Gallipoli. Scaringella analizza così la vittoria del Puttilli. Avevamo la necessità di ritornare alla vittoria e eh, di regalare insomma, una, una, una gioia un, un po' a noi, eh, alla nostra società, ai nostri tifosi che eh, ci seguono sempre, che vengono dappertutto. Quindi, quale migliore occasione è quella insomma, di cercare di una vittoria e ottenerla eh, in un derby? Io credo insomma, che sia stata una grande partita, una bella partita da entrambe le squadre, però, eh, voglio rimarcare insomma, che. Molto probabilmente, anzi, i punti l'avremmo vinta noi, e così è stato. La vetta è a 10 punti. Così l'obiettivo realistico è inseguire il secondo posto occupato dal Martina. Più 3. Nel finale di stagione c'è un pezzo di futuro della Fidelis, e forse dello stesso Scaringella, che dribla però l'interrogativo. Io. Dentro di me penso soltanto a cercare di fare il massimo per me, per lo staff, per i ragazzi, per, per tutti coloro che, insomma, che ci tengono alla, alla Fidelissandria e basta. Poi eh, ogni giorno, insomma, penseremo, il giorno successivo, penseremo a quello che potrà succedere.